processo di revisione costituzionale. Innanzitutto la nostra Costituzione è una Costituzione rigida, cioè ha bisogno di un procedimento aggravato per la revisione, ma è possibile emendarla, modificarla, introdurre sia delle norme nuove che sono le leggi costituzionali, sia andare ad incidere proprio su particolari punti della Costituzione. La procedura aggravata prevista è quella disciplinata dall'articolo 138, il famoso 138 che hanno provato a derogare i partiti di questa legislatura. Che cosa dice il 138? Che è possibile andare a emendare la Costituzione o produrre nuove leggi costituzionali su temi quindi trattati dalla Costituzione attraverso un procedimento aggravato che comporta un doppio passaggio in ciascuno dei due rami del Parlamento a un intervallo non minore di 3 mesi, quindi c'è un primo passaggio per esempio alla Camera, poi al Senato, nel frattempo se approvato ritorna alla Camera e in questo lasso di tempo tra un passaggio e l'altro deve essere non inferiore a 3 mesi e poi ritorna nell'altro ramo del Parlamento. Ovviamente la doppia approvazione deve essere sul testo identico perché ogni volta che c'è un emendamento approvato ricomincia questo gioco della doppia approvazione. Che maggioranze ci vogliono? Nel primo ramo della Camera è una maggioranza assoluta, semplice. Per quanto riguarda invece la seconda approvazione, la maggioranza è una maggioranza qualificata perché deve essere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La legge di revisione costituzionale oppure la modifica costituzionale così approvata può essere sottoposta a referendum confermativo se entro 3 mesi dall'ultima approvazione un quinto degli appartenenti a una Camera oppure 500.000 elettori oppure 5 consigli regionali ne facciano richiesta. Questo referendum è un referendum confermativo e richiede una maggioranza dei votanti, quindi non c'è bisogno che si raggiunga il famoso quorum. E questo referendum non può essere effettuato se in seconda approvazione la legge di revisione costituzionale o di modifica ha raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in entrambi i rami del Parlamento. Quindi possibile emendare la Costituzione, ma farlo con un procedimento aggravato, perché i nostri padri costituenti hanno pensato che la Costituzione non può essere soggetta alle maggioranze di turno, ma deve comportare un coinvolgimento e una partecipazione di tutte le parti sociali che sono presenti in Parlamento.